Siamo con Cudicini, capitano Vecchie Glorie, ciao. Ciao. Qui abbiamo Palumieri, capitano Men in Black, ciao anche a te. Ciao a voi. Questa sera, allora, sfida importante calcio a 11, Men in Black 22 punti, Vecchie Glorie 32 punti. Insomma, Vecchie Glorie, bisogna continuare il trend positivo. No, bisogna ricominciare perché abbiamo perso l'ultima partita, perché dobbiamo ricominciare la serie di vittorie per cercare di mantenerci il più in alto possibile, compatibilmente con gli avversari. Appunto, Men in Black 22 punti, siete soddisfatti oppure mica tanto? Mica tanto, speriamo che loro non inizino di nuovo la serie positiva stasera. Sì, non siamo granché soddisfatti, anche la partita della settimana scorsa abbiamo fatto un'ottima partita, ma non finalizziamo e alla fine il risultato ci penalizza. Stasera come siete messi? In rosa al completo? Ci siete tutti? Oppure qualche defezione? No, no, abbiamo qualche defezione, però diciamo che insomma la rosa, chi sostituisce gli assenti garantisce il suo apporto e quindi siamo tranquilli lo stesso. Voi sul pezzo ci siete tutti oppure qualcuno? No, non troviamo scusanti sulle mancanze dei giocatori. Allora, datevi la mano, siete di fair play, buona partita. Terminato il primo tempo con il vantaggio delle Vecchie Glorie 1-0 su Men in Black con la segnatura al 28esimo di Sbisa. Thank you.
Siamo con Tommaso Morpurgo, Vecchie Glorie, man of the match, due gol segnati, un assist, diritto 4-0, meglio di così non poteva andare. Direi di sì, che meglio di così non poteva andare, grande partita di tutta la squadra, anche se ci mancavano parecchi uomini, siamo riusciti a portare a casa la vittoria, grazie a tutti quanti. Dunque riscatto e complimenti insomma per questa bella vittoria, quindi vinci il premio man of the match, poi quello offerto anche da BetAdvisor e da Space 23, lo store di articoli sportivi, Corso Garibaldi 104 a Milano, vai a farti un giro, trovi tutto quello che vuoi per lo sportivo. Grazie e complimenti. Grazie a voi, ciao a tutti.